E benvenuti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati in casa, sì, non sono in paradiso ancora, anche se il mio nome di YouTube rispecchia molto questa cosa qua. Avrete letto un titolo molto particolare, io vi avevo già detto che in questo 2019 avrei portato più Sasha sul canale di Anima, avrei portato un pochino di più la mia vita e avrei portato anche dei video particolari. E quindi quest'oggi so che molti di voi già li conoscono, ma magari non sono stati analizzati e dettagliati come nel video che vi farò vedere oggi, perché per l'appunto vi farò conoscere tutti i gatti che abbiamo avuto io e Sabrina in questi anni di relazione. E quindi non solo farvi vedere, ma farvi vedere anche il carattere, raccontarvi qualche vicenda che è successa in casa. Però vabbè, i gatti piacciono a tutti. Io sono rimasto sempre in pigiama, ancora aspetto i regali di Babbo Natale e vi ricordo che sotto ogni pigiama si nasconde un mate. Se volete incontrarci, il link è in descrizione. Ora, da chi partiamo? Potremmo fare un ordine cronologico dal primo che abbiamo avuto all'ultimo. Questo potrebbe essere un buon modo di conoscere i nostri gatti. Quindi dobbiamo partire da Arthur. Quello dove sta, dorme tutto il giorno, dorme. Eccolo qua. Come vi stavo dicendo, sta dormendo. È stato preso nel lontano 2013, è il gatto più vecchio che abbiamo, soprannominato Arturo da Sabrina perché dice che è strabico e guarda il muro. E quindi in realtà questo è il primo gatto, ce l'ho da ancora prima che stessi con Sabrina. Dorme sempre, ogni tanto è antipatico perché se gli gratti il sedere si arrabbia. È anche quello che più si picchia con gli altri gatti, perché ogni tanto si litigano anche loro, infatti si danno i mozzichi, guardate. Ferite di guerra di Artù. Piccolo. Quindi diciamo che lui è un siamese che mi ha regalato una mia vecchia amica. E se dobbiamo parlare un po' di lui, diciamo che è solitario, poco affettuoso, però è proprio un bel gatto. Cioè ha cambiato manto un sacco di volte, all'inizio era tutto bianco, adesso è beige, perde anche un sacco di peli. Fai un saluto ai nostri amici. Aia. Tieni, continua a guardare i documenti, sì, batti il 5. Aia. Possiamo dire che è uno dei gatti a cui sono più affezionato perché è appunto il primo, quindi bagiotto, torna a dormire. Durante il corso della nostra relazione abbiamo detto: perché non prendere un compagno ad Artù, che sennò rimani da solo? E il problema è che la nostra grandissima voglia di avere animali si è tramutata, invece che avere un amico di Artù, abbiamo preso due amici per Artù, ovvero un maschio e una femmina, che sono fratello e sorella. Tra l'altro, se volete seguire le loro foto, quello che fanno durante la giornata, seguite il profilo Instagram Lo Zoo di Sascina, che è gestito da me e da Sabrina, che è solo il profilo dei nostri animali. La sorella dei due è Fujiko, che è lei, ciao piccola. Mentre suo fratello è... Ah, mi devo mettere sotto al tavolo per vederlo, Leone. E proprio lui è Leone. Ah, aspettate, mi sono dimenticato. Artù all'inizio si chiamava Zozzo perché i gatti piccoli puzzano, non si lavano. E poi è diventato Artù perché gli abbiamo detto: vabbè, è un gatto di razza, quindi diamogli un nome nobile come Artù. Mentre Fujiko si chiama Fujiko perché rubava sempre da mangiare agli altri. E quindi abbiamo detto perché non chiamarla come la fidanzata di Lupin, il ladro più famoso che c'è, vero? All'inizio era molto più affettuosa. Questo è l'unico gatto che tutte le sere viene e dorme sotto le coperte. È l'unico gatto che dorme sotto le coperte insieme a noi, nessun altro. Dormono sopra le coperte, ma lei è l'unica sotto le coperte. È diventata nel tempo un po' rognosa quando sono iniziati ad arrivare tanti gattini. Come potete vedere, lei non è una gatta di razza, però è una tartarugata. Come potete vedere, c'ha tre colori. Mi hanno spiegato che se i gatti hanno tre colori sono per forza femmine. Boh, magari sbaglio. È molto affettuosa solo durante la notte, perché di giorno se gli rompi le scatole se ne scappa anche lei. Lei è un po' paurosa. Anche lei è rimasta un po' mignon come gattina. Ciao piccola. Mentre passiamo al fratello. E lui è Leone. Leone gli è stato dato questo nome perché è come Leone il cane fifone, ma lui è un gatto e quindi è diventato Leone il gatto fifone. Per l'appunto fifone, perché è un gatto fifone, ha paura di tutto da quando l'abbiamo preso insieme alla sorella. È iper affettuoso lui, anche lui si è un poco distaccato da quando abbiamo iniziato a prendere tanti gatti. All'inizio erano molto uniti a noi e sempre con noi, adesso è diventato anche lui un poco solitario. È l'unico gatto che ha l'allergia, cioè dell'acne sotto il mento, perché anche i gatti hanno i brufoli purtroppo, se sono allergici a qualche cibo magari che costa poco, oppure semplicemente allergico a qualche allergene del cibo. Quindi è l'unico gatto con i brufoli ed è anche l'unico gatto che ci è scappato ed è caduto al secondo piano fratturandosi la zampina qua davanti o quella dietro. Quindi siamo stati tutta la notte a cercarlo in giro. Vi giuro, è stata l'esperienza più brutta che
che io abbia mai avuto con un animale. Anzi, una volta Artù ha rischiato di soffocare con un pezzo di pollo, perché c'era anche un pezzo di osso, ma gliel'ha dato mia mamma e non si era accorta. E quello era il primo spavento, però non gli è successo niente. Gli abbiamo dovuto togliere il cibo praticamente dalla gola, che stava soffocando. Ma a parte strabico è rimasto così, normale. E lui è l'unico avventuriere invece. Eravamo a Napoli e ci hanno chiamato e ha detto: il vostro gatto è caduto. Ma è caduto come? Che era tutto chiuso. Ha trovato una fessura in cucina ed è riuscito a scappare. E quindi lui è Leone. Da 3 gatti siamo arrivati a 11 e vogliamo capire come? Bene, Sabrina ha sempre voluto un gatto nero, perché il gatto nero si chiamava Salem ed era il gatto di Sabrina, la strega, la fiction, non so se l'avete mai visto, Sabrina vita da strega. C'era un gatto nero e quindi noi nella nostra famiglia siamo andati a prendere, visto che era una famiglia di gatti randagi, una mamma aveva partorito 4 figliocci o 3 figliocci neri e uno è venuto a casa nostra. E posso dirvi che insieme ai Maine Coon, che vedrete dopo, lui non è di razza, a differenza loro, è iper affettuoso. Lui ti cerca sempre, ti entra in camera, ti miagola, ti dice mille cose, cerca di comunicare con te. Adesso è smorto, però solitamente molto attivo e giocherellone. Quindi lui è Salem, era grande quanto una mano quando l'abbiamo preso. È il quarto gatto che è arrivato. Ci vuole un mondo di bene, gli vogliamo un mondo di bene. Dorme, gioca, mangia, sta sempre con noi. E quindi ti meriti una grattatina, ti meriti. Oh, quanto bella grattatina, mamma mia. Abbiamo beccato un momento della giornata dove è smorto sto gatto. Ti voglio solo grattare. Non mi rompere le scatole. Ti voglio solo. Ehi, ti voglio solo fare i massaggi. Non provare a mordere. Ecco, questo è quello che però è anche il più infame. Cioè, il più di tutto, ma è anche il più infame. Guardate cosa mi ha fatto la mano. Guardate qua. Aia! C'ho 2 cicatrici qua. Colpa sua, eh. Aia! Per continuare la lista dei fifoni, adesso vi parlerò di un'altra gattina. Ebbene sì, è una femmina. Non si ci può avvicinare molto. È sarda, come potete vedere. Cioè, in realtà non si vede, però anche lei è tartarugata, come Fujiko, ma lei è bianca. Come potete vedere ci sto a distanza, perché quella lì, se mi avvicino, si spaventa. E l'abbiamo presa in Sardegna, quando siamo andati in vacanza, in un villaggio turistico, solo che lì il giardiniere era stato incaricato di ammazzare, se così si può dire, i gatti randagi. Lei era una di quelle e Sabrina, con il suo passo felpato, è riuscita a catturarla e io ho accettato di portarla a casa. Guardate, guardate come mi guarda. Ma io non ti voglio male, capito? Non ti voglio male, io ti voglio bene. Diciamo che è una gatta un po' spocchiosa, molto spaventata, anche molto carina, affettuosa. Viene sempre anche a letto a dormire con noi, si sale sul petto della mamma. Ha rischiato la morte così, ma succede tutti i giorni. Diciamo decisamente ingorda come gatta, visto che era magrissima quando l'abbiamo trovata. Adesso è amante del cibo, quindi lei è Mitta. Che è Mitta. Ecco questo, quindi cercavo di dirvi che è molto spaventata nonostante io gli voglia bene. Mitta, vieni amore. Sei l'unica gatta che ancora non viene. E vabbè, ce la facciamo andare bene così, dai. Lei è stata accettata in famiglia anche se non dovevamo più prendere gatti, così ci eravamo, diciamo, detti tra me e lei. Però abbiamo fatto un'eccezione, visto che è in un caso abbastanza particolare, no? Ci saremmo sentiti abbastanza in colpa se avessimo saputo un giorno avanti sarebbe potuta morire o essere buttata via. Invece la storia di quelli che vi sto per presentare adesso, anche la loro è molto particolare, perché parte tutto da un annuncio di una nostra amica che lavora con noi, dove nel suo giardinetto erano nati, da una cucciolata, 6 piccoli gattini. E quindi abbiamo deciso di mettere un post sul nostro profilo Instagram dello zoo per aiutarla a trovare subito dei padroni. Il problema è che 2 di loro, anzi 3, erano veramente bellissimi. E quindi uno è andato al papà di Sabrina e gli altri 2 abbiamo deciso di prenderli noi. Sto parlando di Buzz, che è il secondo gatto nero della casa, solo che questo è a pelo lungo a differenza di Salem. E di Bobby. Eccolo qua. Ciao amore. Allora, in realtà si chiamano Woody e Buzz, i personaggi di Toy Story, però adesso sono Bubby e Buzz. Si assomigliano bianco, sono tipo, all'inizio li volevo chiamare Ying e Yang, e qua intanto si litigano. Entrambi portatori di dolcezza, entrambi fanno fuse in maniere spropositate, soprattutto lui, diciamo, lui all'inizio, lui dopo. All'inizio lui era, Bubby era molto pauroso, lui e Bubby è molto più solitario di lui, hanno due caratteri totalmente diversi. Lui è rimasto magro, per esempio, invece lui è bello cicciotto nonostante non mangia il cibo umido. Diciamo che se entra uno sconosciuto in casa entrambi scappano. Bubby non si capisce neanche dove hai la faccia da quanto sei nero. Lui l'avevano chiamato trattorino all'inizio, perché era quello che faceva più fusa in casa. Anzi, forse è ancora quello che ne fa di più. Poi c'ha gli occhi gialli, sembra Batman. Lui deve sempre avere il cibo quello speciale, perché lui non vuole l'umido e quindi gli devo dare i croccantini quelli buoni, vero?
Buon gustaio, guarda quanto sei ciccione. Rinominato anche il bianco. Tu sei il bianco, sei. Sono di una sofficezza incredibile. Morbidissimi, come le nuvole. Ah, saluti, è l'unico che però vi ha dato un bacio, incredibile. Pettinarli e fargli le unghie a stigata. Aia! Ehi, guardate qua, perditori di peli maledetti. Penserete che siano finiti i gatti, invece no, ce ne sono ancora un po'. Perché la prossima che vi sto presentando, che è molto piccolo ma sta sempre negli spazi alti, è Fiamma. Lei è rimasta piccola perché è l'ultima della cucciolata, non lo sapevamo, ed è rimasta, quella che è rimasta schiacciata, diciamo, sotto il loro fratellino, nella pancia, ci ha spiegato quella, diciamo, la proprietaria che ce l'ha data. Lei è un bengala, piccola, paurosa, ma anche molto affettuosa con noi. Dorme sempre, mangia un casino. E all'inizio miagolava e non si capiva chi fosse, perché aveva un miagolio tipo stranissimo. Lei mi è stata regalata da Sabrina, perché io sono stato in Giappone. E in Giappone ci sono un sacco di bar dove si possono toccare i gufi, i criceti. E ci sono anche quelli dei cani e anche quelli dei gatti. Questo che sono andato a vedere, non ne avevo mai visto un bengala in vita mia. Sono andato in un posto dove c'erano soltanto bengala e mi sono innamorato di questa razza perché è veramente bellissima. Ci sono vari gradi in cui si può avere un bengala, diciamo da 1 a 10, più sul 10 più è selvatico. Noi abbiamo preso un bengala, diciamo 5, quindi è mezzo domestico, mezzo selvatico. Infatti non si fa prendere in braccio, cioè si fa dare mille coccole, viene da te, eccetera eccetera, ma tipo in braccio non si fa tenere, quindi ha ancora quel lato un po' burbero e selvaggio come i gatti pardi, perché lei è un incrocio tra un gatto e un gatto pardo. Purtroppo ora iniziano i dispiaceri, ma neanche fin troppo, perché è ancora con noi la nostra grandissima guerriera. Siamo andati in un allevamento di Maine Coon, perché abbiamo letto in internet che è la razza, insieme a un'altra che non mi ricordo qual è, la migliore per le famiglie, che sono appunto i Maine Coon. Maine Coon sono dei gatti incrociati anche loro con le linci, mi pare, qualcosa che assomiglia alla lince. Nel mentre abbiamo preso Zorro, che lo vedrete dopo, il Maine Coon arancione, rosso, ma era troppo piccolo per prenderlo, quindi noi siamo andati a prenotarlo, ma poi siamo andati a prenderlo dopo. Lo stesso giorno che siamo andati a prenotare lui abbiamo visto tutti i gatti dell'allevamento e una gatta ci è rimasta molto attaccata e quindi ci siamo innamorati anche di lei. Questa gatta qua è Creamy. Ciao amore. Lei ti leccherebbe tutto il giorno, ti darebbe baci all'infinito, vero? Esatto. Lei è la gatta che ti dà più baci in assoluto. Ti bacerebbe tutto il giorno, è incredibile. Cioè non consumerebbe tutta la saliva a costo di darti i baciotti. Poi inizia a darti anche con qualche muzzico. E lei ha una storia, come ben sapete, molto particolare. Sì, ma non dare alle spalle anche tu, sto parlando di te. Creamy purtroppo gli è stato diagnosticato dopo che l'abbiamo presa. Le abbiamo visto due ghiandole molto infiammate qua sotto e si è scoperto che ha tuttora un tumore maligno, quindi incurabile. Si poteva fare una chemioterapia o qualcosa per farla durare ancora qualche mese in più. Noi siamo stati malissimo perché il veterinario ci ha detto che sarebbe durata massimo 1-2 mesi di vita e invece a gran scoperta è ancora viva dopo un anno e un paio di mesi. È ancora viva, ha ripreso peso, perché prima era veramente magrissima. Ma sì, ma non ti fare il bidi davanti a tutti. Adesso ha ripreso peso, gioca tranquillamente e quindi è ancora in famiglia e sta con noi. Sono veramente orgoglioso e felicissimo che non sia ancora andata in cielo. Dopo alcuni mesi, quando Zorro è cresciuto un poco di più, e direi che adesso è cresciuto molto di più, è il gatto che pesa di più in casa ed è il più grande, se non Maine Coon maschio, a differenza di Creamy, che anche lui era un piccolo batuffolino all'inizio. Lui è tra i tre Maine Coon è quello con il carattere un po' più scontroso, diciamo, quello meno affettuoso, non scontroso. È bravissimo, però è meno affettuoso. Questa è una caratteristica dei gatti rossi, ci hanno spiegato, non solo dei Maine Coon rossi. Quindi è così, è grande, mangia come una camionetta, iperaffettuoso, c'ha delle zampe che tra poco saranno grandi quanto le mie mani e lui è Zorro, c'è poco da dire, è un caro armato. Ah già, e secondo me perché l'abbiamo preso rosso? Perché ci mancava un gatto rosso in casa, no? È l'unico gatto che sta crescendo, che non sembra perché sembra un gatto adultissimo ma in realtà ha un anno e poco più. È l'unico gatto che ha le caccole e gliele devo togliere io, è incredibile, non è capace ancora a pulirsi intorno agli occhi, è pazzesco. Sei grande e grosso e c'è un miagolino che fa miau, miau. Ma ti rendi conto che tu dovresti dare le pizze a tutti i gatti e invece sei lì in un angolo a dormire tutto il giorno, eh? Come ultimo gatto, ma non meno importante, arriva Piffle. Il problema è che Piffle
non doveva essere Piffle. Piffle doveva essere la sorella, che è in realtà è il fratello. È difficile da spiegare. Abbiamo preso questo gatto perché era effettivamente la sorella di Creamy, che ci avrebbe dovuto lasciare in massimo 2 mesi, come ci ha detto il veterinario. E visto che non ci volevamo dimenticare di lei, perché appena entrata in casa è stata proprio una gatta iper affettuosa, aveva un carattere totalmente diverso dagli altri gatti, ci eravamo così tanto affezionati che sapere che sarebbe morta ci ha dato un vuoto incolmabile dentro, e quindi abbiamo voluto prendere la sorella, nonostante c'era ancora Creamy in casa, per farla vivere dentro di lei, per non dimenticarci mai di Creamy. Abbiamo preso la sorella anche. Creamy ancora sta bene, e invece la sorella si è scoperto che è un fratello, perché era troppo piccola per sapere se era un maschio o una femmina. L'allevatrice ha ipotizzato fosse femmina, e invece si è scoperto che era maschio. Quindi da Cremina è passato a Piffle, il terzo Maine Coon di questa famiglia. Quindi sei un maschiaccio e c'hai le palluzze, vero? E fa un verso tipo il gufo, stranissimo. Diventerà grande quanto Zorro, che è lì dietro, perché sono due maschi, lui soltanto che è grigio. E quindi invece di chiamarlo Cremino, da Cremina, abbiamo chiamato Piffle, che deriva da un gioco per cellulare che si chiama Piffle, dove c'è un gatto, e anche lui è iper affettuoso, fa dei vesti strani, cammina in modo strano, e noi ipotizziamo abbia qualche problema sto gatto, però li vogliamo comunque troppo bene, perché i gatti più sono stupidi più sono belli. Bravo, grazie, mi ha dato un bacino. Animale animale, questo video può concludersi qua. Avete assistito a tutti gli 11 gatti che abbiamo in casa. Purtroppo il cagnolino non è qua in questo momento da potervelo presentare e farvelo vedere, ma lo vedremo in un altro video, perché no. Quindi io spero davvero che vi sia piaciuto, vi farò vedere altre cose della mia vita. Se volete vedere un altro video riguardante i miei gatti, magari consigliatemi qua sotto nei commenti, ditemi anche quale vi è piaciuto di più insieme. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi e dirvi un grandissimo miau. Per chi ancora non fosse iscritto, può iscriversi al centro, oppure guardatevi altri miei 2 bellissimi video lati, e noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals. Wow. Miau 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 miau.